Dove sei? Dacci la tua posizione che ti veniamo a prendere. Murdock. Sono io che vengo a prenderti. Salve a tutti. Vorrei tornare sulla questione di queste macchinette mangia smog, l'air pollution abatement, perché ho l'impressione che non ci siamo capiti. Ho letto qualche reazione, soprattutto su Facebook, al video e all'articolo che noi di Eco della Rete abbiamo postato, e mi sembra che, insomma, non sia stato colto un dato fondamentale, e cioè i cittadini di Frosinone, tra qualche mese o fra qualche anno, non potranno stare come me, che in questo momento sono a casa mia in terrazzo, al fresco, mi respiro questa bella arietta di campagna, no, perché se verranno posizionate 22 macchine mangia smog, cioè macchine che fanno il condizionamento dell'aria che noi respiriamo attraverso metodi che saranno sicuramente meccanici, chimici e fisici, respireranno aria condizionata, e questo non mi sembra una cosa secondaria. Bene, i cittadini di Frosinone hanno appreso di questa cosa attraverso i giornali. Il signor sindaco Nicola Ottaviani ha fatto sapere che è già in trattative avanzate con una società privata per installare 22 di queste macchinette. Il costo per il comune sarà di 1 milione per un anno. Sappiamo anche dal giornale che si tratta di una sperimentazione, perché queste macchinette sono state provate su scala molto più ridotta in un municipio romano, e quindi i cittadini sociali faranno da cavie. Quindi noi respireremo aria condizionata. Ora io dico, quando si tratta di una questione rilevante come la salute, di una novità che riguarda la salute dei cittadini, beh, insomma, come minimo ci vorrebbe un po' più di partecipazione e di informazione, e non la semplice comunicazione attraverso i giornali. Aggiungo che un'amministrazione comunale viene eletta per occuparsi delle cose normali di un'amministrazione. Questa, proprio perché è una sperimentazione, è un fatto eccezionale, assolutamente fuori dal comune. E invece qui abbiamo un sindaco, Nicola Ottaviani, che con un paternalismo che viva Dio lascia senza fiato, decide lui, tra quattro stanze con qualche esperto di sua fiducia, decide che questa è la soluzione che permetterà di risolvere il problema dello smog a Frosinone. Ora io vorrei ricordare al signor Nicola Ottaviani, all'avvocato Nicola Ottaviani, che lui è responsabile della salute dei cittadini. Vorrei ricordargli che lui risponderà di eventuali allergie che potrebbero svilupparsi fra i cittadini a causa del condizionamento dell'aria che respiriamo, realizzato da queste 22 macchinette. Per cui vorrei invitare il signor sindaco Nicola Ottaviani e tutto il consiglio comunale e la giunta ad essere un po' più cauti, a frenare un po', a dare prima tutte le informazioni, cercare il consenso fra i cittadini, anche in tal caso, comunque i rischi per loro ci sarebbero sempre, oltre che per noi cittadini che respiriamo un'aria condizionata. Dio non voglia che ci sia qualcosa che non funziona in queste macchinette. Un'altra cosa mi sorprende, questa volta la sorpresa viene da altri ambienti, dagli ambienti che, insomma, sono noti per essere sempre critici, quelli che rappresentano che si piccano di rappresentare i cittadini, le associazioni, le istanze dal basso. Beh, insomma, forse è un po' presto per criticare il loro silenzio su questa questione, però è forse anche dovuto al fatto che è estate, però insomma questo silenzio non potrà protrarsi a lungo. Quindi io vorrei proprio sapere chiaramente, con chiarezza, che cosa pensano queste associazioni, questi cittadini che si battono dal basso, alcuni dei quali sono stati anche nostri alleati alle ultime elezioni amministrative, non tanto delle macchinette in sé, perché di questo ancora nessuno sa nulla. Io glielo chiedo proprio chiaro e tondo: che cosa ne pensate del metodo adottato dal sindaco Nicola Ottaviani di far sapere ai cittadini attraverso i giornali, anzi un solo giornale, Il Messaggero, che l'aria che loro respireranno fra qualche mese sarà un'aria condizionata? Io questo vorrei sapere. La ritenete una procedura corretta, accettabile, o come noi di Eco della Rete pensate che questo sia veramente un imperdonabile paternalismo? Perché nel primo caso non ci chiamate proprio più, nel secondo caso forse possiamo continuare a fare qualcosa insieme,
pur con le dovute cautele, perché insomma qualcosa che non ci convince nell'azione di molti di questi gruppi che pretendono di, per il solo fatto di non essere nelle istituzioni, di essere con ciò salvi da ogni critica, insomma qualche elemento di perplessità in noi comincia ad emergere. Un saluto a tutti.